Stasera partiamo con questa serata di una tombolata di beneficenza, dove noi invitiamo tutti i nostri amici che giocano a calcetto nei nostri campi. Questo è l'invito annuale. Io tutti gli anni i miei abitué, clienti abitué, invito a cena gratuitamente. Poi stasera abbiamo abbinato gli amici della tombola, perciò è una serata tranquilla. Poi da domani partono i tre giorni importanti con delle belle orchestre. Domani il grande evento, un'orchestra delle migliori a livello nazionale. Sabato avremo la tradizione e domenica chiudiamo con Mario Riccardi, una nostra orchestra qui locale, delle migliori qui locali. Perciò grandi orchestre, di solito tre ponti, siamo la 31esima edizione. La festa più vecchia che abbiamo fatto, purtroppo già il nome dice più vecchia, dice vuol dire young and passati, eh? Però ecco, una bella festa, una bella tradizione, bella crescimata, e un grazie ai miei, tutti i miei volontari che mi danno una mano. Ecco, però dopo domenica non finisce, Treponti ha in serbo anche altre serate. Sì, la prossima settimana, sempre nell'ambito della crescimata, lunedì all'Arena BCC, che è proprio qui di fronte, avremo il GAF, le compagnie del teatro sotto le stelle, e poi venerdì chiudiamo questa settimana di fuoco, da venerdì a venerdì, con il concorso di barzellette. Siamo alla sesta edizione delle barzellette, un'altra cosa di quelle che oramai ha colpito, tanta gente si vuole iscrivere, adesso abbiamo allargato il tiro, no? Perché prima prendevamo tre ponti dintorni, poi Lucrezia, adesso Monbaroccio, Pesaro, praticamente nel giro si allarga, perché è giusto che sia così, la gente vede le cose che apprezza, che gli piacciono, perciò venerdì sera finiamo col concorso di barzellette.